Oggi vi propongo un piatto della cucina italiana molto apprezzato e molto amato da tutti, gli spaghetti con i frutti di mare. Per preparare questi spaghetti vi serviranno 4-5 gamberoni, dove li togliamo la testa, li puliamo, li sciacquiamo e li mettiamo da parte. Poi vi servirà anche una vaschetta di cozze surgelate con dei pomodorini. Poi vi servirà uno spicchio d'aglio, quando basta di prezzemolo, del ciliegino passato e del vino bianco per sfumare. Passiamo ai fornelli e vediamo come procedere. In una padella capiente ho aggiunto uno spicchio d'aglio e dell'olio extravergine. Ora aggiungo anche del prezzemolo tagliato a coriandoli. Quando inizierà a sfrigolare, al suo interno aggiungo anche i miei gamberoni. Giro di tanto in tanto e li porto a cottura. Se avete in casa un poco di scalogno, aggiungete, che è ancora più buona. Se vi piace, aggiungete anche un peperoncino. Vi faccio delle raccomandazioni. Non dimenticate mai di prelevare l'acqua di cottura. Quando i nostri frutti di mare saranno cotti, metà li togliamo dalla padella, così li possiamo conservare per guarnire il nostro piatto e poi è anche più facile saltarli in padella. A questo punto verso le mie cozze. Quando le cozze avranno espellato tutto il loro liquido, allora lo sfumerò con il bicchierino di vino bianco e faccio evaporare. Una volta che il vino bianco è evaporato e il sugo è un po' ristretto, aggiungo anche la mia passata di pomodoro ciliegino. Nel frattempo metto anche la pentola, copro i miei frutti di mare e li porto a cottura. Li faccio cuocere lentamente. Aggiungo i spaghetti in pentola e li faccio cuocere al dente. Riprendo i miei spaghetti e li verso nella padella e li faccio saltare per alcuni minuti. Dopo servo, guarnisco e vi assicuro che sono buonissimi. Fateli saltare bene in padella, così si lega tutto il sugo vicino, l'acqua espelle il suo amido e viene lacrimina intorno ai spaghetti. Vi assicuro che sono buonissimi. Aggiustate anche di prezzemolo e buon appetito. Io spero che anche questa video ricetta vi sia piaciuta. Alla prossima. Ciao ciao!